Dare seguito al successo di settimana scorsa sul campo del Città di Catania, questo è l'obiettivo del Real Città di Paternò che domenica con inizio alle 15:30 ospiterà lo stadio Orazio Reiti di Biancavilla e il Santa Croce. Si gioca dunque ancora a Biancavilla per l'inagibilità del terreno di gioco dello stadio Falcone Borsellino, dove è in corso la semina e la concimazione per risolvere il problema delle buche e delle zolle. La rosa deve fare a meno di Balsamo e Reale, ma recupera almeno per la panchina da idonei già in gruppo da alcuni giorni. Si va verso la conferma di buona parte della squadra che ha superato domenica scorsa il Città di Catania con Barbagallo, Sinatra e Garrasi pronti a far male alla difesa del Santa Croce. L'obiettivo sono i tre punti, così Franco Di Perna, vicepresidente del sodalizio paternese. Noi cerchiamo di fare bene questa partita, non sarà una partita facile naturalmente, perché, cioè, non perché loro hanno perso in casa, ma questo non significa niente, anzi addirittura li potremmo trovare sicuramente molto più agguerriti. Quindi comunque i ragazzi stanno rispondendo bene, si sono allenati questa settimana con grande impegno e siamo abbastanza fiduciosi. Speriamo un risultato positivo. Ecco, anche sul campo avete dimostrato, insomma, di rispettare i galloni di chi vi dà tra i favoriti per la vittoria finale del campionato. Ma guardi, noi la squadra l'abbiamo allestita per fare un buon campionato. Noi speriamo di ottenere l'ultimo risultato, però poi deve essere il campo a dire l'ultima parola. Intanto noi la squadra l'abbiamo, diciamo, fatta nel migliore dei modi e speriamo di ottenere, di fare un campionato di vertice e poi magari ne riparleremo un po' più avanti, magari pescheremo insieme. Diciamo. Questione Falcone Borsellino, lo stadio ancora inagibile, che notizie avete voi in merito? Allora, quando riguarda lo stadio, abbiamo da parte del comune la certezza che stanno provvedendo, hanno fatto un po' di risemina, stanno cercando di portarlo in condizione accettabile per poter disputare, diciamo, il nostro campionato. Però ancora presto, penso che almeno questa partita di domenica e la prossima in casa sarà fatta, la disputeremo a Biancavilla ancora, che ringraziando anche i ragazzi di Biancavilla e comunque per l'ospitalità che ci stanno dando. Calcio d'inizio alle 15:30, dirigerà il match il signor Giuseppe Merendino di Messina, coadiuvato dagli assistenti Arturo Artellini di Ragusa e Domenico Monaca di Siracusa.